E siamo arrivati alla fine. Sì, ovviamente abbiamo letto insieme dei pezzettini proprio dell'Odissea, per cui, per carità, cioè, anche il vostro libro riporta altri brani, siete ovviamente liberi di leggere e di chiedere se c'è qualche pezzo che non vi è chiaro, che magari vi ha incuriosito o interessati. Incuriositi e interessati. Andate a pagina 189 che vediamo l'ultimo brano. Voi sapete che l'Odissea non finisce con la vendetta di Ulisse, bensì con addirittura la riconciliazione di Ulisse con i parenti dei Proci che lui ha ucciso. Vediamo comunque il brano appunto della vendetta di Odisseo. Vi ricordo insomma che c'è stata la gara del tiro con l'arco, proposta da Penelope sia per scegliere lo sposo, almeno a livello, come dire, ufficiale, ma soprattutto a livello, come si può dire, sottinteso, per mettere alla prova suo marito Ulisse per vedere se era veramente lui. Perché si sapeva che solo Ulisse sarebbe riuscito a tendere l'arco, almeno questo Penelope lo sapeva. Allora, vediamo un po', pagina 189, non è troppo difficile. Allora si denudò dei cenci l'accorto Odisseo, balzò sulla gran soglia l'arco tenendo e la faretra, piena di frecce, e versò i dardi rapidi lì davanti ai suoi piedi e parlò ai pretendenti. Allora, denudò dei cenci, gli stracci, dovreste sapere appunto già cosa vuol dire, accorto Odisseo, cioè Ulisse è sempre il grande Ulisse, quello dalle molteplici soluzioni, ecco. E come vedete rientra sempre questo, insomma, l'epiteto formulare tipico di Ulisse. Niente, a me hanno suonato la porta, chiedo scusa. Allora, ero rimasto. Allora, sì. Dunque, l'accorto Odisseo, quindi l'epiteto formulare tipico di Ulisse, Polymnetis, Odysseus. Balzò sulla gran soglia, la soglia, sapete, la porta, tenendo l'arco e la faretra. Faretra dovreste già sapere, è il contenitore delle frecce, quello che di solito si mette sulle spalle, piena di frecce, e versò i dardi rapidi. Anche questo è un epiteto formulare, perché lui li versa dove? Davanti ai suoi piedi, quindi come fanno a essere rapidi? Sono fermi, li mette per terra, cioè più fermi di così, ecco, però sono comunque dardi rapidi. Non so se è chiaro, insomma, l'epiteto formulare si riconosce come tale quando praticamente non c'entra una mazza con la vicenda che sta raccontando. E parlò ai pretendenti, cioè ai proci. Questa gara funesta, funesta perché porterà la morte, no? La gara del tiro con l'arco è finita. Adesso altro bersaglio a cui mai tiro uomo s'aggerò, se lo centro, se mi dà il vanto Apollo. In pratica dice adesso prenderò un altro bersaglio contro il quale nessuno ha mai tirato, cioè un essere umano che se essendo ancora vivo evidentemente non è mai stato oggetto di tiro con la freccia. Se mi dà il vanto, cioè questo onore, Apollo, l'onore di colpire quest'uomo, disse, e su Antinoo, vi ricordo, Antinoo è colui che pensa contro, e quindi è il rivale per eccellenza di Ulisse, puntò il dardo amaro, ovviamente epiteto formulare. Quello stava per alzare il bel calice d'oro a due anse, cioè con due manici, possiamo dire così. Lo teneva già in mano per bere il vino. Praticamente questi proci sono lì stravaccati, seduti, che bevono, mangiano, guardano questo mendicante, quello che pensano fosse appunto mendicante, fare la prova con il tiro con l'arco. Poi ovviamente rimangono stupiti quando vedono Ulisse, o meglio il mendicante, riuscire nella prova. Però rimangono comunque così, sono anche un po' sbronzi, cioè ovviamente altezzosi, nel senso che sì, un po' superbi, ecco, in questo senso. Occhio, altezzoso è uno superbo, alticcio è uno che ha bevuto. Allora, quindi è lì che si sta sbevazzando il vino, non si immaginava che cosa sarebbe accaduto. In cuore, notate sempre la parola cuore, la morte non presagiva.
non immaginava. Chi avrebbe detto che tra banchettanti un uomo, solo fra molti, fosse pure fortissimo, doveva dargli mala morte, la tenebrosa che era? Chi avrebbe mai detto, insomma, che in mezzo a questa gente uno l'avrebbe ammazzato, uno solo, anche se era fortissimo, no? Anche perché evidentemente Antino era sicuro di sé, delle proprie qualità. Ma la morte, ovviamente, è un epiteto formulare, la tenebrosa che era appunto è una delle divinità della morte, fondamentalmente, filano il destino dell'uomo, eccetera, eccetera, un po' Leparche, praticamente. Ma Odisseo, sì, c'è una differenza tra Parche e Chere, se non sbaglio, Chere è quando c'è la morte violenta, insomma, dovrei approfondire. Non fermiamoci troppo. Ma Odisseo mirò alla gola e lo colse col dardo. Dritta attraverso il morbido collo passò la punta. Morbido collo, epiteto formulare, perché in effetti il collo non è necessariamente morbido, però mi si intende dire è il punto più morbido, diciamo così, dove cogliere un guerriero fondamentalmente. Si rovesciò sul fianco, il calice cadde di mano al colpito. Subito dalle narici uscì un fiotto denso di sangue. Rapidamente respinse la mensa scalciando e i cibi si versarono a terra. È potente la descrizione della morte di questo Antino, che non si aspettava assolutamente di morire. Probabilmente muore con un grande stupore. No? Freccia in gola, questo lo vedete nel filmato, guardate il filmato, che okay? Questo cade praticamente e sul fianco scalcia, no? Sapete, movimenti di quando uno sta morendo, no? Ci sono questi movimenti incontrollati, quindi scalcia le mense, la mensa è la tavola, okay, su cui si appoggiavano i cibi, e i cibi si versarono a terra. Pani e carni arrostite si insanguinarono. Il pane, che capite per i greci, vi ricordate l'episodio di Polifemo, il pane è il simbolo della civiltà, è il cibo per eccellenza. Il selvaggio è colui che non mangia pane, okay? Il pane si insanguina di sangue umano, proprio si sporca, è come si può dire, quasi una mancanza di rispetto nei confronti del cibo, così che è costato tanta fatica a produrre. Perché la carne arrostita, ok, ma il pane sporco di sangue è un'immagine terribile per un greco. Gettarono urla i pretendenti dentro la sala, cioè i proci. A veder l'uomo cadere, dai troni balzarono, troni sarebbero i seggi, insomma le sedie, in fuga per tutta la sala, dappertutto spiando i solidi muri. Cioè cercano un passaggio tra i muri, no? Tra un varco, una porta, una finestra. Né scudo c'era, né asta robusta da prendere. Asta robusta ovviamente è un epiteto formulare, perché non c'erano scudi o aste? Perché Telemaco e i suoi proci, cioè scusate, il porcaio Eumeo e il pastore Filezio, che si era aggiunto agli altri, avevano collaborato, insomma, per far sparire dalla sala tutte le armi che potessero essere usate per difendersi. Poi saranno le ancelle, come dire, che erano state corteggiate dai proci a gettar loro delle armi con le quali difendersi. Ci fu tutto un massacro, eccetera, però nel brano non c'è. Urlavano contro Odisseo con irate parole. Notate sempre il discorso, no? Le parole, prima di parlare, parole, due punti. Straniero, male colpisci gli uomini, mai più altre gare farai, adesso è sicuro per te l'abisso di morte. I proci non hanno capito una mazza. Non hanno ancora capito, perché infatti lo chiamano straniero, okay? Non farai più gare, come se fosse la cosa più grave, no? No, ci hai ammazzato il nostro amico. No, adesso tu non fai più gare, non giocherai più. Ma è chiaro nel senso di adesso creperai e quindi altro che gare di tiro con l'arco. Hai ammazzato l'eroe più gagliardo, più forte, più vigoroso tra i giovani di Itaca. Qui gli avvoltoi ti dovranno straziare. Cioè, ti ammazziamo e ti molliamo agli avvoltoi, cadavere insepolto praticamente. Vi ricordo appunto che rimanere senza sepoltura era terribile. Vi ricordo l'episodio di Polinice e della sorella Antigone. Parlava così ciascuno perché credevano che non di proposito avesse ucciso. Wow, così, zuc, è arrivata una freccia. Mo. Questo ciechi ignoravano che tutti aveva raggiunto il termine di morte. Sottolineate questo, raggiunto il termine di morte. Allora, soggetto. Ignoravano che il termine di morte aveva raggiunto tutti. Ok?
che ormai era, la loro vita era finita. Ma feroce guardandoli disse l'accordo Odisseo, Polumetis Odisseus. Ah, cani, non pensavate che indietro a casa tornassi dalla terra dei Teucri, cioè dei Troiani? Perciò mi mangiate la casa, grave affronto, mi mangiate la casa. Delle mie schiave entrate per forza nel letto, altro grave affronto, entrate nel letto delle mie serve. E mentre sono vivo, mi corteggiate la sposa, ancora più grave. Qui abbiamo una cosiddetta climax. Climax in latino significa scala. La climax è un accrescere di intensità da un atto debole a uno medio a uno forte. Giusto per dare un'idea, ok, schiaffo, pugno, calcio. Chiaro? È una climax, un crescendo. Il contrario si chiama anticlimax, si scende di tono, di intensità. Qui invece, capite? Una dietro l'altra proprio, mi mangiate la casa, quindi voi mangiate, è una cosa grave, però ancora più grave, violate le mie schiave, ancora più grave, ovviamente, corteggiate mia moglie. Senza temere gli dèi, che l'ampio cielo possiedono, epiteto formulare, né la vendetta che in seguito potesse venire dagli uomini. Cioè voi vi sarete fregati della vendetta, avete fatto come se io non esistessi. Ora tutti ha raggiunto il termine di morte. Vedete? Questo è un verso formulare perché appunto il verso numero 33 è molto simile al verso 41 e l'avete sottolineato, evidenziato. Così disse e tutti afferrò verde terrore. Bellissima questa immagine, verde perché uno quando ha terrore diventa verde, no? Verde di paura. Ciascuno spirava dove potesse sfuggire alla morte imminente. Sottolineate anche sfuggire alla morte imminente. Eurimaco solo osò rispondergli e disse: Se proprio sei l'itacese Odisseo che ritorna, giustamente rimproveri quanto facevano gli Achei. Sì, cioè i greci, noi. Sì, molte colpe folli in palazzo, molte nei campi, ma è caduto colui che era causa di tutto, Antinoo. Cioè, in pratica, questo Eurimaco cerca di salvare la pelle a se stesso e ai suoi compagni e dà ragione a Ulisse, dice: No, no, ma tu avevi ragione, però è tutta colpa di Antinoo, è stato lui, l'hai ammazzato, basta, fine. Infatti dice: Lui ci istigava, cioè ci spingeva, ve lo chiedo a istigare, a simili azioni, non solo cercando e agognando, cioè desiderando le nozze con tua moglie, no? Ma altro pensando che non gli ha compiuto il Cronide. Ma pensava, non soltanto lui voleva sposare tua moglie, okay, ma pensava anche ad altro, un'altra cosa che non gli ha permesso il Cronide. Cronide è un patronimico, ovviamente, ed è Zeus, figlio di Crono. Esser fra il popolo di Itaca, ben costruita, epiteto formulare, il sovrano, appena avesse ammazzato con insidia tuo figlio. Cioè, l'idea di Antinoo era quella di diventare re, avendo sposato tua moglie e tolto di mezzo il tuo figlio, eventuale pretendente al trono, che ancora mi domando perché non era già re, visto che aveva l'età. Allora, vediamo un po', oppure perché non era re Laerte. Ora, secondo giustizia, è stato ammazzato. Secondo giustizia, è stato ammazzato. Caro Ulisse, hai fatto proprio bene. Hai fatto bene ad ammazzarlo. La giustizia vuole così. Ovviamente dovete ricordarvi che è un periodo in cui non c'era il diritto, non c'erano le leggi scritte, anzi non c'era proprio lo scritto, sì, lo scritto qualcosina sulle anfore si trovava, insomma non c'era la legge, quindi ognuno si faceva legge da sé. È giusto, Antinoo voleva il trono, insidiava tua moglie, voleva uccidere tuo figlio, hai fatto bene a farlo fuori. Niente di che, hai fatto giustizia. Ma tu al popolo tuo perdona. Ma perdona il tuo popolo, cioè noi, perché ricordatevi che i proci sono di Itaca, non tutti in effetti. Noi rendendoti pubblica ammenda, ammenda vuol dire riparazione, vi ricordo l'inglese mend, che vuol dire riparare, ma anche il latino mendare o emendare, che vuol dire in italiano anche, vuol dire riparare, sistemare, aggiustare, ripulire. Per quanto è stato bevuto e mangiato in palazzo, allora. Noi, ridandoti una pubblica ammenda, cioè un risarcimento pubblico per tutto quello che abbiamo bevuto e mangiato in palazzo,
ciascuno a parte una multa di 20 vacche pagando, ci paghiamo anche una multa di 20 vacche, bronzo e oro ti renderemo finché il tuo cuore, sempre il discorso del cuore, si rassereni. Prima non merita biasimo l'ira. Cioè, prima che noi paghiamo questa multa, la tua ira non merita biasimo, cioè non merita rimproveri. È giusto che tu sia arrabbiato prima che noi ti rifondiamo i danni e ti diamo 20 vacche di multa. Ma feroce guardandolo, disse l'accorto Odisseo, o Polimetis Odisseus, sempre lui. L'epiteto formulare. Eurimaco, nemmeno se mi pagate tutti i beni paterni, quanti ora ne avete, e se anche altri aggiungete, nemmeno così le mani mie fermerò dalla strage. Le mani mie fermerò dalla strage. Prima che tutta l'offesa mi paghino i pretendenti, cioè non smetterò di ammazzarvi finché non avrete pagato fino in fondo l'offesa che mi avete causato. Ora davanti a voi sta soltanto lottare o fuggire. Potete soltanto scegliere o la lotta o la fuga, chi riesca a evitare la morte e le chere. Ma credo nessuno potrà sfuggire alla morte imminente. Sottolineate sfuggire alla morte imminente perché anche questo è un mezzo verso formulare. Il verso numero 67 praticamente è quasi uguale al verso numero 43, sfuggire alla morte imminente. Tra l'altro, sono andato a vedere un po' oltre. E ho notato che, oltre alla parte che abbiamo qui sul libro, sul vostro libro, ho notato che ci sono altri versi formulari, addirittura tre versi, uno attaccato all'altro, assolutamente identici. Perché? Probabilmente perché era un momento, diciamo, del racconto molto intenso e che si voleva in un certo modo sottolineare, rafforzare con questi, versi ripetuti. Così diceva, e subito le loro ginocchia si sciolsero e il cuore. Si sciolsero le ginocchia e il cuore, ovviamente di nuovo la parola cuore che rientra, perché in pratica gli hanno ceduto le gambe per la paura, perché sapevano benissimo che Ulisse non solo era il loro re, ma era anche un guerriero esperto, visto che aveva combattuto a Troia. Sapevano che era un tipo in gamba già prima che partisse, figuriamoci adesso. E poi è l'unico armato lì dentro, no? Sì, armato. Anche gli altri hanno qualche coltello, qualche spada. Ma non è che. Ma Eurimaco ancora una volta agli altri parlava. O amici, quest'uomo non fermerà le sue mani implacabili. Notate di nuovo le mani mie, le sue mani, ok? E anche questo, il verso numero 70, è un verso formulare perché nella parte che qui non c'è. Invece c'è un verso particolare, dice: adesso fermerà le sue mani implacabili. Ma come si è impadronito del lucido arco, cioè lo sta usando per ammazzare la gente, chi se ne frega che sia lucido? No, è ovvio, ci interessa, è epiteto formulare. E della faretra, dalla soglia pulita, cioè dalla foglia lì, soglia liscia, levigata, ripulita, cioè decorata, insomma. Fatta bene, anche lì non è che ci interessi granché, no? Ed è un altro epiteto formulare. Tirerà finché tutti ci avrà finito. Cioè Eurimaco dice agli altri proci: diamoci da fare perché questo qua ci ammazza tutti. Finché tutti ci avrà finito. Pensiamo dunque alla lotta. Snudate i pugnali, parate le mense contro le frecce, rapida morte. Allora, parate le mense vuol dire in pratica usate le tavole come scudi. Contro le frecce rapida morte, di nuovo epiteto formulare, frecce rapida morte. Sopra di lui tutti piombiamo uniti, potessimo dalla soglia e dalla porta scacciarlo e correre in città e subito s'alzasse l'allarme. Cioè l'idea è andiamogli tutti addosso, passiamo, lo oltrepassiamo, usciamo dalla porta e andiamo a dare l'allarme in città. Allora presto costui tirerebbe per l'ultima volta. Se noi ci diamo da fare, questo qua non riuscirà a fare granché, ma se no tirerà un'ultima freccia. Così gridando, snudò il pugnale affilato, bronzeo, quindi notate c'è ancora il bronzo, a due tagli nel senso come una specie di tagliacarte, bronzo, no? A due tagli, taglio numero uno, taglio numero due, si dice così, anche filo, il filo della lama, per capirci. Dove sono rimasto? Ah sì, e balzò su di lui paurosamente gridando. Ma in quella, cioè
in quella circostanza, in quel momento, si dice così in italiano, ma in quella il glorioso Odisseo, ovviamente epiteto formulare, scagliava una freccia e lo colse nel petto, sotto la mammella, nel fegato gli penetrò il dardo rapido. Dardo rapido, epiteto formulare. Quindi questo arriva, Ulisse ovviamente molto più veloce, zah, no, lo colpisce, diciamo sotto qua, più o meno, dove c'è il fegato. Dalla mano lasciò, a destra il fegato, a sinistra, a destra, quindi qua. Dalla mano lasciò andare a terra il pugnale, rotolò, anche questa immagine di morte è descritta veramente in maniera potente, rotolò e sulla mensa cadde piegato. I cibi si sparsero sul suolo e la duplice tazza. La terra batté con la fronte, che è morto, quindi, pam, ok, il cranio a terra, straziato in cuore. E il seggio con tutti e due i piedi scuoteva calciando. Sugli occhi gli si versò tenebra. Muore, no? Questo Eurimaco, okay? I calci, con i calci, assomiglia molto alla morte di Antinoo. Okay? E con questo abbiamo concluso. Poi vi ricordo che appunto dopo la... A un certo punto Ulisse vorrebbe anche fermarsi, ma... Atena non glielo permette. Praticamente la vendetta di Ulisse è così forte, così potente, perché supera le sue intenzioni. È la dea Atena che lo istiga, che lo incita, che lo invasa, praticamente lo obbliga a proseguire. Poi viene ripulita tutta la sala del trono, tutto quanto. Penelope ovviamente è contenta di aver ritrovato il marito, inorridita di tutta questa strage. C'è il famoso episodio del letto, perché in pratica Penelope dice alle serve di portare il letto in modo tale che Ulisse possa riposare, perché appunto finge di aver riconosciuto Ulisse, dà per buono che sia Ulisse, ma è un'altra prova, come avevo già accennato. E Ulisse dice: non è possibile che tu faccia portare qui il letto, perché il letto è un albero, fondamentalmente è scavato dentro un albero. Allora a questo punto Penelope, visto che era un segreto, diciamo, suo e di suo marito, Penelope riconosce definitivamente Ulisse e quindi passano la notte insieme. Il giorno dopo Ulisse, vi ricordo, si reca da Laerte, suo padre, viene raggiunto dai parenti, dei proci uccisi, che vogliono vendetta, ma questa volta Atena ispira, come si può dire, desiderio di pace e tutto si tranquillizza e finisce. Mi ero dimenticato di farvi vedere nell'altra lezione questa immagine. Queste sono come si chiamano? Le sirene. Le sirene con la coda di pesce sono della tradizione del nord, nordica, ok? Lo vediamo nella Sirenetta di Andersen, la favola di Andersen, se non vado errato, sì, di Andersen. Ma per i greci, le donne, le sirene erano metà donna, metà uccello, come vedete nell'immagine, a pagina 181. Bene, con questo abbiamo finito. Studiate, perché a breve iniziamo le interrogazioni. Formula di congedo? In latino, valete.